400 uomini si danno il cambio per estrarre piombo e zinco da questa miniera della Sardegna. Siamo a Bindua, vicino a Iglesias. I turni di lavoro durano 8 ore. Alle prime luci della mattina escono gli uomini che hanno lavorato di notte. Hanno fatto il turno dei principi, come lo chiamano perché lo fanno gli uomini più forti, dalle 23 alle 7 del mattino. Tra i 400 operai della miniera c'è un perforatore che si chiama Gerardo e parla italiano con accento francese. È un alsaziano di circa 30 anni. È venuto qui perché crede nel Vangelo. Gerardo, o meglio fratel Gerardo, è novizio. E tra qualche mese entrerà nell'ordine dei piccoli fratelli di Gesù. Fratel Gerardo, lei ha avuto il tempo di imparare un mestiere qui. Com'è la vita di questa gente? È difficile di spiegare in due parole un problema che è già molto vasto e senz'altro. Penso che per molti qua il problema è soltanto, diciamo, essenzialmente un problema economico. Per la gente l'essenziale è di poter vivere e di arrivare alla fine del mese senza avere troppo debiti, perché bisogna riconoscere che per molti ancora qui nell'Iglesiente, e specialmente in questa zona, il lavoro permette soltanto di poter, vivere il giorno e l'indomani. Ci hanno detto che anni fa lavoravano in miniera anche le donne. Sì, penso che sino al dopoguerra ci sono state molte donne qua. Penso specialmente a una mamma di più di 12 bambini qua, che ha fatto più di 20 anni di miniera, dunque elevando la sua famiglia. Lei ha lavorato qui nelle miniere? Per quanti anni? 12 anni. E adesso c'ha una pensione? Quanto c'ha di pensione? 13, no, 15. E come sta qui a Ceramica, a Bindua? Così là siamo. Non stiamo tanto bene, stiamo male. Perché state male? Perché le vive è troppo caro e non si può andare avanti. Sono poche 15.000 lire? Sì. Senta, e quando lavorava lì nella miniera era duro? Perché io ero come un uomo, lavoravo di come un uomo. Quante donne c'erano? Morte, una sessantina ce n'erano di donne. 60 donne lavoravano là? Sì. Le donne non scendono più sottoterra, ma il benessere è ancora lontano. Una volta il bacino del Sulcis era popolato di miniere e la politica autarchica del fascismo diffondeva un miraggio di ricchezza. Poi il 55% delle miniere chiuse i battenti. C'è un solo bar in paese, proprio davanti alla miniera. Lo stesso locale serve anche da posto telefonico pubblico, da latteria, da spaccio di generi alimentari. In paese c'è un'altra bottega, il negozio del barbiere. L'acqua viene erogata soltanto in alcune ore. Parecchie case non hanno neanche l'impianto per riceverla. Un fusto collegato alla grondaia raccoglie la pioggia. Costa caro a questi sardi tenere le loro case pulite così come noi le vediamo quando approdiamo nell'isola. Qui è venuto a vivere fratel Gerardo e con lui fratello Paolo e fratello Ettore. Sono in tre, dunque, coloro che il Vangelo ha condotto a Bindua. Lei conosce fratello Paolo? Sì. Fratello Gerardo? Sì. Fratello Ettore? Tutti. Come li giudica? Io li giudico bene. Che li conosca, possono essere buone persone. Che cosa fanno loro qui? La messa, fanno lavorare. E vi danno un aiuto? No, aiuto no. Cosa mi devono dare? Poveri, sono poveri anche loro. Aiutano i poveri, come uno fa a farsi fare delle iniezioni, se fanno delle iniezioni, tutto. Beh. Sono brava gente, insomma, non c'è da dire niente di loro. E qualche volta l'ha aiutato? A fare la casa. L'ha aiutato a fare la casa? Sì. Che cosa fanno per voi? Per noi fanno ciò che possono fare, per l'operai, per tutti lo fanno. Senta, fratello Gerardo lo conosce? Sì, non è che lo conosca molto a fondo, comunque è da parecchio tempo che è qui, no? Quindi ci parliamo abbastanza. Non c'è lavorato bravo operaio, sì, anche lavorato assieme.
è un bravo operaio, forte, abbastanza, robusto. E insomma, nel lavoro si impegna abbastanza perché vuole che faccia una bella figura. Fratello Gerardo, lei farebbe sciopero assieme agli altri minatori? Sì, sì, senz'altro. Penso che per noi, se non possiamo direttamente, diciamo, prendere, perché non è il nostro compito di prendere una posizione, diciamo, attiva nel sciopero, però un sciopero del... quando è un sciopero giusto, penso che è normale che ogni cristiano, ogni uomo ci partecipa. Certo che il sciopero non è mai piacevole, di più in questi ambienti dove perdere una giornata di lavoro rimane un disagio senz'altro per la famiglia. Dunque, ma penso che per me non c'è stato un minuto di esitazione, perché penso che era il mio dovere di partecipare a un sciopero. Fratello Paolo guida la piccola comunità religiosa di Bindua. Poiché è sacerdote, non scende in miniera, non fa l'operaio, in ottemperanza al decreto che il Santo Uffizio ha emanato nel 59 sui preti operai. Ha 40 anni ed è di Marsiglia, che è il mezzogiorno della Francia. Si intende bene con la gente di Bindua. Diceva il padre Carlo de Foucault che l'amore degli uomini è, prima di ogni altra cosa, partecipazione a tutte le pene, le difficoltà, le durezze della vita. Carlo de Foucault fu assassinato nel Sahara, dove aveva passato gli ultimi anni pregando e studiando. La sua casa laggiù non era molto diversa da questa di Bindua, che soltanto una croce distingue dalle altre. Nell'interno c'è una piccola cappella. Nel paese non c'era una chiesa prima che arrivassero i piccoli fratelli a mettere in pratica le parole di Carlo de Foucault. Sotto il medesimo tetto, la cappella, le stanze per dormire e la cucina dove fratello Paolo prepara i pasti. Buongiorno, fratello Paolo. Buongiorno. Si trova qui da molto tempo, lei? Sì, da quasi 6 anni adesso. Quasi 6 anni. Siamo arrivati nel 7 agosto 57. Sì. E una cosa un po', direi, provvidenziale, perché cercavamo un luogo per stabilirsi in Sardegna. E così il padre Voyot, nostro superiore, ha visitato un po' la zona e ha trovato questa molto adatta per la nostra vita. C'è una zona di miniera, una zona molto abbandonata, ecco, una zona un po', ecco, che aveva bisogno appunto della nostra presenza, diciamo. Già, ma perché è necessaria la vostra presenza tra i minatori? Beh, la nostra presenza è piuttosto per vivere da vicino veramente la vita di Gesù, far conoscere le sue parole, il suo Vangelo, la sua vita, così in una vita molto semplice come la sua. Penso che se fosse venuto adesso, Gesù poteva benissimo nascere sulla nostra terra, in una zona come una zona mineraria, come qua, e vivere questa vita, appunto, come che viviamo noi. Basta una coda da pilone per fare una corsa felice sulla polvere delle strade. Ma basta soltanto ai bambini. I giovanotti, le ragazze, se ne vanno e restano i vecchi. I vecchi e i bambini. Eppure Gesù avrebbe potuto nascere qui, come dice fratello Paolo, perché ci sono i poveri e gli innocenti. Le condizioni di vita di questo paese sono pesanti soprattutto per i bambini, non è vero, fratello Gerardo? Beh, tra i bambini è troppo dire, senz'altro che c'è... Si dice che si trovano anche tracce di silicosi nei bambini, ed è normale vivere questo ambiente nella polvere sempre. Non so, mi ricordo bambini che ho visto giocando nelle discariche che erano completamente gialli di polvere, polvere di miniera, polvere di discariche che sono molto, non so, molto nocive anche. Carlo de Foucault è morto da quasi mezzo secolo in un paese molto lontano da Bindua.
era andato a cercare nel deserto e nella meditazione l'amore per gli uomini. Tre uomini sono venuti a trovare a Bindua il deserto, là dove a volte la voce di Dio rompe il silenzio. Anche a Bindua c'è un deserto, un fango sterile bruciato dal sole. Lo hanno disteso gli uomini coi rifiuti delle miniere, con una fatica che dura da anni. Un altro turno di operai. Vanno nella miniera ad estrarre altro piombo e altro zinco. A quest'ora fratello Paolo ha terminato di preparare il cibo, un poco di carne in scatola e tre patate lesse. Ma la porta di questa casa deve essere aperta a chiunque voglia entrare, non per ricevere l'elemosina, ma per essere un ospite. Alcuni giorni fa un giovane americano bussò a questa porta. Veniva da Buenos Aires e disse che voleva vivere la vita della comunità. Ancora non ha avuto il tempo di imparare l'italiano, ma lo spagnolo assomiglia ad alcuni dialetti sardi. Fratello Ettore ha imparato un mestiere. Fa l'operaio meccanico. Buongiorno, fratello Ettore. Buongiorno. Da quanto tempo è qui a Bindua, in Sardegna? Una settimana sì che sto qui. Vengo dell'Argentina. Sono qui da una settimana e vengo dall'Argentina. Sono entrato come postulante presso i fratelli circa tre mesi fa. Come trascorre la sua giornata qui con i fratelli Paolo e Gerardo? Bene, non hai un lavoro fisso qui. Non c'è un lavoro fisso qua, si fa quello che è più urgente. Per esempio, vicino doveva cambiare casa e noi siamo andati ad aiutarli. Fa anche qualche lavoro in casa? Sì, perché... Sì, certamente. Cosa vuole? Qui siamo tra noi e uno deve lavare i piatti, un altro fare da mangiare, un altro ancora pulire la casa. Ma deve anche studiare? Eh sì, ma in questo periodo studiamo poco. Leggiamo, diciamo le preghiere, ma soprattutto lavoriamo. Quanto tempo resterà in Sardegna? Io penso che resterò in Italia 2 o 3 mesi. E dopo dove andrà? Dopo andrò in Francia a fare il noviziato. Fratello Paolo, lei insegna anche il catechismo, vero? Sì, ecco perché appunto siamo qua anche per fare, non soltanto vivere la vita, direi, di Gesù, la vita evangelica, ma anche quando è possibile, e nel rispetto di tutte le opinioni, quando è possibile, di dire, di manifestare anche la parola del Signore, ecco, si capisce? Soprattutto qua sono tutti battezzati e devono conoscerla questa parola, ma naturalmente sempre direi rispettando l'amicizia profonda che deve essere fra tutti noi, cioè il rispetto delle opinioni, del pensiero di tutti, che non dobbiamo imporre il Vangelo. Gesù non ha imposto il Vangelo, ecco, l'ha parlato a quelli che erano disposti ad ascoltarlo. Da tanto tempo la gente qui aspetta qualcosa che deve accadere. Una paga migliore, una casa meno angusta, un vestito in più. I piccoli fratelli hanno portato quello che potevano, una parola di solidarietà e una testimonianza di fede. Qualcosa che resta, anche se i piccoli fratelli si avvicendano sotto il tetto della casa di Bindua. Mentre montavamo questo servizio, ci è giunta una notizia dalla Sardegna. Fratello Paolo è partito. Ha lasciato Bindua per l'Africa. È stato inviato per qualche tempo nel Camerun. Laggiù continuerà l'opera iniziata in Sardegna. Era un filmato del 1963 tratto da TV7. Le immagini erano state girate da un collega della sede Rai di Cagliari, il telecineoperatore Nino Busia, oggi scomparso ma che ricordiamo tutti con affetto. Siamo voluti tornare ad Iglesias per vedere, per chiedere che ricordo è rimasto di quell'esperienza, per ricercare altre testimonianze. Vi mostriamo ora un'intervista con un sacerdote che condivise quell'esperienza verso la fine degli anni 60 e Don Salvatore Benizzi, parroco della parrocchia di San Pio X. È un ricordo molto significativo per la mia formazione poi sacerdotale. Perché viviamo a cavallo degli anni 60.